Per Castore, vedo che te ne premi assai di tua moglie. Ma non ti basta che non ami nessun'altra, quanto te. È iniziata al Teatro D'Annunzio di Pescara la ricca stagione di prosa promossa dall'ente Manifestazioni con un debutto nazionale. In scena l'Anfitrione di Plauto, una coproduzione dell'ente Manifestazioni Pescaresi in prima nazionale in collaborazione con Teatro Per di Fausto Costantini e Sicilia Teatro di Sebastiano Lomonaco. In scena una scoppiettante e disincantata Deborah Caprioglio con Franco Pini. Nel cast anche Tonino Tosto, Barbara Bovoli e la partecipazione straordinaria di Enzo Casertano per la regia di Livio Galassi. Intanto faremo Ostia Antica, poi faremo Segesta, quindi i teatri, quelli di pietra, quelli antichi, ed è una grande soddisfazione con un classico. La prima nazionale qui a Pescara perché lo merita, perché è un teatro che è organizzato bene, ci sono dei bellissimi camerini per cui gli attori che vogliono venire qua ci sta bene, frutta, bevande, e poi c'è un bel pubblico che quando si è sciolto poi ha seguito la vicenda, che è una vicenda anche abbastanza intricata, di sdoppiamenti. Io a un certo punto faccio due personaggi in uno, avvolgendomi su me stesso, che è divertente perché già feci Menechmi a suo tempo con due personaggi, ho fatto altri tre Plauto. Plauto è divertentissimo per un attore ed è un classico che funziona sempre ed è giusto farlo. Diciamo che tante cose che hanno scritto i nostri antichi romani sono molto attuali. Questa è una commedia dove si gioca appunto sugli equivoci, sul cambiamento, e vabbè, io mi sono ritagliata il ruolo di Bromia, della serva, perché mi piace molto questa figura e quindi mi diverto molto a portarla in scena, e poi sono felice di lavorare con i miei colleghi che insomma, siamo molto uniti. Quest'inverno sarò in tournée con 8 donne e un mistero, insieme ad Anna Gallena, Paola Gassman, Caterina Murino e altre 4 attrici straordinarie e la regia di Guglielmo Ferro, e saremo in tutti i teatri d'Italia, insomma faremo una bella tournée.